Il Movimento 5 Stelle di Pescara si prepara ad una vera e propria mobilitazione cittadina per cambiare il volto del progetto di ricostruzione del ferro di cavallo presso il quartiere Rancitelli di Pescara che l'ATER, secondo i pentastellati con la complicità del sindaco di Pescara Masci e del centrodestra cittadino, vogliono portare avanti. Esattamente, è in corso la variante urbanistica che consentirà la demolizione dell'attuale ferro di cavallo e oggi lanciamo una grande mobilitazione cittadina per trasformare il progetto di ricostruzione che ATER con la complicità di Masci e del centrodestra intendono portare avanti. Vogliono cioè ricostruire ulteriori residenze, cioè case popolari, sempre nel medesimo quartiere, ma Rancitelli non ha bisogno di ulteriori case popolari, ha bisogno di una piazza, di asili nido, di sedi di associazioni, di sedi di biblioteche, ha bisogno cioè di servizi pubblici che siano a sostegno proprio della vita, della quotidianità, della comunità dei residenti di Rancitelli. Oggi lanciamo questa grande movimentazione popolare per scrivere insieme e consegnare fino al 7 di luglio le osservazioni che quindi possono richiedere una modifica del progetto previsto e lanciamo l'invito a partecipare a tutta una serie di eventi pubblici che farà non solo il Movimento 5 Stelle ma anche il Comitato di Quartiere per una nuova Rancitelli a partire da questa sera alle 20:30 nella chiesa, nella parrocchia dei Santissimi Angeli Custodi.